Buon pomeriggio amici sportivi, siamo in diretta dallo stadio comunale Mario Rizzo di Noicattaro per seguire la decima giornata del campionato di prima categoria, girone B. Il Noicattaro ospita l'Arcobaleno Triggiano, 5 punti per la squadra ospite, reduce dalla prima vittoria in campionato proprio domenica scorsa, alla ricerca ancora della prima vittoria, dei primi 3 punti, la squadra di mister Biancofiore, che oggi schiera dal primo minuto il neo acquisto, l'attaccante Michele Lombardi, per rafforzare il reparto offensivo. Il Noicattaro è intervenuto sul mercato nei primi giorni di dicembre. Partita importante, un derby, quello che andiamo a raccontare. Il direttore di gara sarà il signor Mantuano della sezione di Bari. Andiamo a dare uno sguardo anche alle due formazioni con l'Arcobaleno Triggiano. Prima però ci sarà il minuto di silenzio, le due squadre a centrocampo per le vittime, per la tragedia che ha colpito Ischia. Abbraccio alle famiglie, a tutta la popolazione di Ischia, con la speranza che possa ritornare la serenità il prima possibile. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni con l'Arcobaleno Triggiano, che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi, completo verde, calzettoni gialli, tre pali con il numero 1 di Turi, 2 Andrea Rutne, 3 Bleta, 4 Gamba Corta, 5 Campo Basso, 6 Pastore, 7 Nuzzo, 8 Nicola Lombardi, 9 Dario Barracano, 10 Francesco Del Medico, 11 Pasquale Toritto. Questi i primi 11 schierati da mister La Sala. Dall'altra parte il Noicattaro, solito completo rosso-nero, tra i pali Anelli, con il numero 2 Lo Sacco, 3 Tersini, 4 Giannuzzi, 5 Mendolagine, 6 Dipinto, 7 La Vopa, 8 Mariani, 9 Lombardi, Michele, 10 Nicola Gadaleta, 11 Vito Liturri. Recupera palla Mariani, poi la riperde il Noicattaro, prova ad impostare il numero 8 Nicola Lombardi. Lo scarico da parte dell'altro Lombardi, palla corta però da parte di Giannuzzi, con il Noicattaro che non riesce a mantenere il possesso. Rimessa laterale a favore degli ospiti. Contrasto a centrocampo, campanile colpito da Barracano. Di testa bene Dipinto, poi prova a mettere giù Giannuzzi, perde palla ancora il Noicattaro, Rutne la palla dentro con la chiusura ancora da parte del Noicattaro. Lombardi protegge bene palla, poi lo scarico per Mariani, la palla un po' arretrata, possesso ancora per il Noicattaro con Tersini, cambio gioco questa volta con i tempi giusti per
la Vopa che può puntare l'avversario, la Vopa in area di rigore, ma via la Vopa, la Vopa calcia, la palla resta lì e poi la spinge in rete Lombardi, il neoacquisto del Neucattaro, ci mette 3 minuti e si presenta così al Mario Rizzo dopo appena iniziata. Sblocca il Neucattaro. Ci ha messo 120 secondi per mostrarsi al pubblico di Neucattaro. Neucattaro 1, Arcobaleno 0. Comincia in salita la partita del Trigiano. Buona chiusura da parte di Tersini. Giannuzzi, palla ancora per Lombardi che prova a mantenere il possesso, questa volta perde palla. Nuzzo, l'apertura per Del Medico, cross ribattuto da Tersini, rimessa laterale a favore Trigiano. Altro cross arretrato, la palla è buona per il numero 8 Lombardi che non riesce però a calciare. Rilancio lungo da parte del Neucattaro che prova ad alzare il baricentro. Imposta Bleta, palla per Toricco che prova a girarsi, non riesce ad andare via. La Vopa, Lombardi non riesce a chiudere l'1-2. Il numero 9 del Neucattaro, quel lancio profondo con la chiusura di Di Pinto che va ad Anelli, deve liberare il numero 1 del Neucattaro, palla che però termina direttamente fuori, passaggio a metà tra Tersini e Gadaleta, nessuno dei due è andato incontro al pallone, esce la rimessa laterale battuta dal Trigiano, trattenuta evidente, calcio di punizione a favore degli ospiti. Sulla sfera c'è Nicola Lombardi. Palla al centro, libera il Neucattaro con la Vopa, palla per Gadaleta, la palla è buona in anticipo però il numero 5 Campobasso che va a destra dal numero 8 Nicola Lombardi, la palla dentro per Barracano, intervento deciso da parte di Di Pinto per il calcio di punizione ancora a favore dell'arcobaleno Trigiano, questa volta posizione più centrale, calcio di punizione interessante per gli ospiti quando siamo al quinto minuto del primo tempo, conduce una rete a zero il Neucattaro, la rete del neoacquisto Michele Lombardi che dopo 2 minuti ha sbloccato il match su una grande azione personale di La Vopa che ha puntato e ha saltato Bleta, uno dei più esperti in campo, classe 85. Poi la conclusione ribattuta da Di Turi, subito tapin vincente per Lombardi. Adesso calcio di punizione affidato a gamba corta. Lo schema è uscito bene, poi non riesce a calciare il numero 11 Torricco. Grandissima chiusura da parte di Tersini con la palla che termina in calcio d'angolo. Un gran bello schema quello dell'arcobaleno. Primo palo il calcio d'angolo, mette fuori bene Giannuzzi, dal limite la conclusione sbilenca da parte di Nuzzo, con la palla che termina sul fondo, ci sarà rimessa a favore Neucattaro. No, con la maglia numero 10, benvenuti qua.
Nel cattaro privo dei due difensori centrali, Mongelli e Galizia. Parte dalla panchina Piero Mongelli. Vede invece dalla tribuna il match mister Biancofiore, squalificato l'allenatore del Noi Cattaro. Con le mani Bleta, palla buona per Barracano, chiude bene però il Noi Cattaro con la Vopa che prova ad andare via. Alla fine c'è la rimessa laterale a favore del Noi Cattaro. Lancio profondo, cercare il Lombardi. Palla che arriva nella zona di Pastore, che torna indietro da Di Turi. Palla profonda del Medico. Terzini, palla ancora per Lombardi. L'intervento, si lotta in quella zona del campo, poi alla fine riesce a recuperare palla Giannuzzi. Dentro per Gadaleta, subito per Lombardi. Contrasto vinto dal numero 9 del Noi Cattaro. L'apertura ancora per la Vopa. Col sinistro la Vopa. Calcia la Vopa! Il palo, poi altra conclusione, altra ribattuta da parte del arcobaleno. Poi ci prova Terzini di testa, il capitano Campobasso. Ma ancora la Vopa. Possesso Noi Cattaro. Mariani, palla che passa, esce bene dalla linea difensiva. Gamba corta, poi occhio alla ripartenza del Trigiano, palla per Toritto, in anticipo il numero 6 Davide Dipinto, palla che termina in fallo laterale, ma grandissima occasione per il Noi Cattaro con il giocatore più in palla, Alessio Lavopa, è entrato sul sinistro, è andato a calciare sul palo lontano. Palo che salva il Trigiano dalla rete del 2-0. Terzini imposta lui per il Noi Cattaro. Perde palla Gadaleta, altro cross, ribatte bene la difesa del Noi Cattaro, che però deve ancora difendere. Altro cross, altro intervento di testa da parte di Dipinto, poi scontro testa contro testa. Testa, testa. Arriva lo staff medico, sicuramente uno dei due è Terzini. Michele Lombardi. Oh, Michele Lombardi ha segnato. Lo so. No, lo so. Fino a ora non lo sapevo che siamo stati in cerca. Non è detto loro, non è detto loro. È vero, abbiamo detto loro. È vero, dobbiamo fare. Segna con la maglia numero 9. Michele. Come si chiama? Michele Lombardi. Michele Lombardi. Ma scusa, ma la tele invece non la fa? No, ma dico che sopra internet. No, non c'è. Su Facebook! È su Facebook, non ci sta. Come non ci sta? L'ho provato a fare, l'ho visto io, non ci sta. E forse non ci sto. Ma cos'è tutto questo silenzio tombato? C'è lui. Su sì! Su Facebook! Ci sta, ci sta. No, oh, si sente, oh, si sente tutto si quello sente, che dite. Si sentite la voce. Quindi non dite nulla, eh? Solo canti, solo canti. Canti di gioia. Mariani. No, dai, no. Emoziona, così emoziona. Perché lo conoscete? È il figlio. Ma ha segnato la scuola. Il qua. Oggi è 8. Sì. Ah, quello con i capelli. Sì, i capelli lunghi. Ah, si è andato contro... Altra volta che... Stava... Questa è la scipuria! Questa qua è la scipuria! Ah, che stava tutto in fango! Questa qua è la scipuria! Tutto servito! Scipuria! Io qua gioco! Servito! Servito! Servito!
Vai, la bomba! Vai! La bomba. Adesso. Ma che ha lasciato il 7, la bomba. Il costume è morito. Duro colpo per Tersini e Rutne. Si alzano i due adesso a bordo campo. Luciano che restituisce palla al Noi Cattaro, ci sarà rimessa dal fondo a favore di padrone di casa con i due giocatori reduci dallo scontro che sono ancora fermi fuori dal campo. Tanto recupera palla il Noi Cattaro, Gadalita per Lombardi, Mariani, palla dentro ancora per il numero 9, in anticipo il capitano Campobasso, poi con un rimpallo riesce a tenere palla, la recupera però subito Liturri, va via il numero 11, poi arriva il raddoppio da parte di Del Medico, ultimo tocco di Liturri, rimessa dal fondo a favore del Trigiano. Quando siamo al 13° minuto di questa prima frazione, conduce 1-0 il Noi Cattaro, la rete di Lombardi, il Cattaro che ha colpito anche un palo con la Vopa, rimessa dal fondo affidata a Campobasso, allunga la traiettoria il numero 2 Rutne, sono rientrati intanto Tersini e Rutne, per fortuna nulla di grave per i due esterni bassi. Calcio di punizione, fallo commesso su Vito Amendolagine, lancio profondo di testa ancora Pastore, Nuzzo, palla dentro a cercare Barracano, in anticipo Amendolagine che va ad Anelli, lancio lungo dall'estremo difensore di testa Campobasso, palla profonda per la Vopa, in anticipo il capitano ancora Campobasso, esce Liturri che va a rilancio lungo di testa Amendolagine, palla buona per Tersini, Gadaleta, e lui l'ultimo a toccare, chiede un fallo il Noi Cattaro, ci sarà solo rimessa laterale a favore degli ospiti, con le mani Rutne per gamba corta, campanile, ancora buon lavoro da parte di Amendolagine, palla che resta in campo, ancora Rutne, poi palla per gamba corta, Mariani, palla ribattuta, la Vopa non convinto, non riesce a stoppare, poi ancora Mariani recupera palla, Liturri dentro per Gadaleta, Lombardi prova ad allungare per la Vopa, ne esce una palla a metà dove Campobasso fa ripartire i suoi, lancio profondo, partito in posizione irregolare. Il numero 9 Barracano, ci sarà calcio di punizione a favore Noi Cattaro, Anelli per dipinto, Mariani, palla intercettata, poi commette fallo Mariani, calcio di punizione a favore Trigiano, intervento falloso su Bleita. Batte Campobasso per gamba corta, recupera palla alla Vopa che subisce anche fallo,
batte lo sacco per Liturri. Palla a cercare Lombardi, di testa meglio Pastore, poi gamba corta, palla profonda dove c'è Tersini. Gadaleta, cercato Mariani che in qualche modo riesce a recuperare palla, poi Liturri dentro per la Vopa, non si chiude l'1-2, poi prova a mettere ordine Pastore, altro lancio profondo colpito di fatto Gadaleta, poi gran lavoro da parte di Mariani che però non riesce a passare, poi subisce fallo, calcio di punizione, intervento falloso sul numero 8 del Noincattaro. Batte subito Liturri, palla buona per Giannuzzi che ha cercato la Vopa, chiude bene Bleta, non è finita però, altro cross di Giannuzzi, questa volta la palla è buona, la Vopa stoppa, rientra la Vopa, calcia la Vopa, perde l'attimo giusto, chiude bene Bleta, libera il Trigiano, possesso però ancora a favore del Noincattaro, intervento falloso da parte di Toritto su Losacco, ci sarà calcio di punizione a favore del Noincattaro. Lancio profondo da parte di Amendolagine. Terzini, di testa impatta bene campo basso, palla che passa per Toritto. Porta palla il numero 11, guadagna metri il Trigiano. Rientra sul destro Toritto, poi capisce tutto dipinto che va al lancio profondo, la Vopa dentro per Lombardi, la palla è buona. Deve uscire di Turi che mette palla in fallo laterale. Intervento deciso da parte del numero 1 del Trigiano. Lombardi per gamba corta, l'apertura per Bleta, lo sacco, altro intervento palloso da parte del numero 3 del Trigiano, chiede il cartellino il Noincattaro, non arriva però, solo calcio di punizione. Liturri a sinistra per Tersini. Giannuzzi, palla che passa, poi buon lavoro da parte di Pastore. Intercetta Gadaleta, ci sarà rimessa laterale a favore del Trigiano, con le mani pronto Rutne. Lombardi, palla per Toritto, ancora Lombardi, lancio lungo di testa bene Amendolagine, poi Giannuzzi, cercato Lombardi, trovato Pastore, palla per Mariani, Liturri, ancora Mariani, gran palla con i tempi giusti per Losacco. A destra la Vopa, dentro Lombardi di testa, chiude bene campo basso, poi ancora Mariani per Liturri. Palla dentro, cercherà ancora Lombardi. Si scontrano i due difensori centrali del Trigiano. Alla peggio Pastore. Anzi, alla peggio campo basso, colpito da Pastore. Con la gamba alta il numero 6 del Trigiano. Noia!
Lascia momentaneamente il campo il capitano del Triggiano. Si riparte con la palla scodellata dal direttore di gara, possesso Triggiano che imposta con Pastore, lo stop non è un granché, ne approfitta Gadalita, Gadalita in aria, Gadalita calcia! Gadalita 2-0 del Cattaro, gravissima ingenuità da parte di Pastore, e allora il Noi Cattaro ne approfitta e fa 2-0. Ventitré sul cronometro, cambia ancora il parziale, prima la rete di Lombardi, adesso quella di Gadaleta, portano a più due il Cattaro sul Triggiano. Toritto di testa l'anticipo da parte di Barracano che prova a partire, chiude bene il numero 6 di Pinto, calcio di punizione a favore della Triggiano. La sfera è pronto Nicola Lombardi, tre in barriera per Anelli, parte Lombardi, palla morbida di testa Liturri, ancora palla buona per il numero 8 del Triggiano, chiude Mariani. Ci sarà calcio d'angolo a favore del Triggiano. Pronto a battere sempre il numero 8 dalla bandierina. Sempre sul primo palo, questa volta libera la Vopa. Recupera subito Lombardi, è partito la Vopa, Lombardi scarica per lo sacco, poi la palla per la Vopa che in qualche modo riesce a recuperare il possesso, punta il capitano del Triggiano, poi intervento dritto sulla caviglia, calcio di punizione e cartellino giallo ai danni del numero 5 Campobasso. Quattro in barriera per Diturri, sulla sfera c'è Liturri, pronto a battere con il mancino il numero 11 del Necattaro, e da lì potrebbe andare anche a cercare la porta. Parte Liturri, conclusione a giro sul palo del portiere, palla che non si abbassa, rimessa dal fondo a favore Triggiano. Il mio lungo intercetta bene Amendolaggine, poi palla recuperata da Ruttner, gran lavoro da parte di Giannuzzi e Gadaleta con il numero 10 che parte, poi va a sbattere contro il gamba corta, riparte allora la manovra del Triggiano con Ruttner, cercare sempre Barracano di testa bene dipinto, poi Mariani, prima però gamba corta, arriva la Vopa che
recupera un buon pallone, poi con calma per Losacco. Dipinto a Mendolagine. Si chiude il giro palla con Tersini, che prova a guadagnare metri. Giadaleta, dipinto, palla per Lombardi. La mette giù, lo scarico con i tempi giusti per Mariani, dentro la palla per la Vopa, che però si è fermato per non finire in fuorigioco. Allora Di Turi con calma va a bloccare il pallone. E poi va al rinvio lungo, dove Losacco con la coscia impatta. Poi Mariani mette giù, prova a girarsi con l'uomo alle spalle. Allora finisce per perdere palla. Nicola Lombardi prova a guadagnare metri. Tocca Losacco, ci sarà finestra laterale a favore Trigiano. Toritto, lo stop non è un granché, poi Losacco mette palla in fallo laterale. Resta davanti il Trigiano con le mani pronto Bleta. Toritto protegge palla, prova a girarsi, vince un rimpallo, poi Liturri, palla che resta lì, ancora buona per Toritto che va a calciare, palla che termina fuori. Quando siamo al 29esimo minuto del primo tempo, conduce 2-0 il Necattaro, la rete al secondo minuto di Lombardi, al 23esimo Gadaleta, rapidissimo nel intercettare palla e andare a battere Di Turi. Lungo il rinvio di Anelli. Tersini, Giannuzzi, Gadaleta prova a tenerla in campo, ci riesce, ma di fatto lascia palla a Rutni del Medico. Palla che diventa buona per Lombardi, che riesce ad andare via. Gran lavoro di Lombardi, ancora Lombardi, dentro c'è la Vopa. Lombardi va tutto da solo, la conclusione con Di Turi che respinge, poi in due tempi va a bloccare. Non è riuscito ad andare a ribattere verso la porta la Vopa, con ancora la Vopa che prova a tenerla in campo, non ci riesce. Rimessa laterale a favore Trigiano. Con le mani Bleta, Lombardi, lancio profondo, cercare del Medico, di testa meglio Tersini. Pastore, di testa bene a Mendolagine, poi Toritto, uno sguardo alla porta, va a calciare, ancora una volta lontano dallo specchio. Rinvio lungo di Anelli nella zona di Gadaleta, anticipo da parte di Rutne, palla che termina in fallo laterale. Rimane lo stesso Tersini a battere. Intercetta gamba corta, poi buon lavoro da parte di Dipinto. Rimessa laterale a favore Trigiano, con il numero 2 Rutmi per del Medico, anticipo di Tersini, altra rimessa laterale a favore Trigiano. Nuzzo del Medico, 1-2 che si chiude in questo momento tra tre maglie rosso-nere, serie di rimpalli, alla fine Giannuzzi prova a liberare. Deviazione in fallo laterale a favore del Catano. Oh,
Giannuzzi riesce a girarsi, poi intervento in ritardo da parte del numero 4 su gamba corta, calcio di punizione. Pronto a battere Nicola Lombardi. Questo calcio di punizione dove salgono i due difensori centrali, Pastore Campobasso. Parte Lombardi che va a cercare il secondo palo. Calcio di punizione che dovrà ribattersi. Ma lei che viene in casa? C'è il direttore di gara a fischiare questo calcio di punizione. Batte Lombardi sempre sul secondo palo di testa Toritto, palla che termina ancora lontana dallo specchio. Lungo Anelli nella zona di Lombardi, trattenuto, calcio di punizione a favore noi Cattaro. Occhio! Batte Liturri, Amendolagine, di prima intenzione per Gadaleta, sale Terzini, Lombardi, 1-2, anticipa Liturri che cerca Mariani, palla che però termina tra le braccia di Liturri, va subito al rilancio lungo, di testa ancora bene Amendolagine, poi la Vopa, cercato Lombardi in anticipo questa volta da parte di Campobasso, che va a cercare l'altro Lombardi, palla per Toritto. Portapalla il numero 11, la Vopa recupera la posizione, poi sbaglia Lombardi, recupera bene Liturri che va a cercare subito Lombardi, ancora intervento falloso sul numero 9. L'altro calcio di punizione a favore noi Cattaro. Batte Liturri, Amendolagine, Gadaleta dentro per Lombardi, posizionato bene Pastore, poi Corsini commette fallo, calcio di punizione, rischia di prendere anche il cartellino giallo per aver allontanato palla. Nel frattempo è già il momento del primo cambio con Cicinelli pronto ad entrare in campo per il Trigiano. Esce il numero 3 Bleta, problema fisico probabilmente per il classe 85 del Trigiano. Lungo Pastore, palla che passa, poi lo sacco
riesce a liberare la Vopa, riesce a evitare la rimessa laterale, può ripartire la manovra del Nuicattaro con Mariani che guadagna metri. La Vopa va da Lombardi in anticipo, questa volta è campo basso che va da Dituri, la palla è un po' corta, allora Dituri è costretto a mettere in fallo laterale, ottima pressione da parte di Lombardi che costringe il numero uno del Trigiano a mettere fuori in fallo laterale. Nuicattaro che adesso può alzare il baricentro con le mani pronto allo sacco, viene incontro la Vopa. Sacco preferisce andare in area da Lombardi, di testa però c'è l'intervento di Campobasso, palla che termina ancora in fallo laterale a favore di Nuicattaro. Sempre lo sacco con le mani. Lombardi questa volta riesce a stoppare palla, poi riesce anche a girarsi, va giù, non c'è fallo questa volta. Barracano si gira bene anche lui, poi si allunga palla e allora lo sacco, mette in fallo laterale. Con le mani Cicinelli. Liturri, palla per Lombardi, mette giù, arriva Mariani, ancora palla per Lombardi che può guadagnare metri, punta i due difensori, alla fine buon lavoro da parte di Campobasso, Toritto, Lombardi, interviene Liturri, rimessa laterale a favore Trigiano, con le mani Cicinelli, Toritto, la Vopa, ultimo a toccare il numero 7 maglia rossonera, altra rimessa affidata a Cicinelli, dietro per Campobasso, Cicinelli, palla per gamba corta, dentro a cercare del medico, partito in posizione irregolare il numero 10, calcio di punizione a favore del Cattaro. Amendolagine per Dipinto, di testa la Vopa, non riesce a servire Lombardi, gamba corta per Cicinelli, imposta ancora il numero 4, a spazio a destra Rutne, zona cross, preferito del medico, poi buon lavoro da parte di Giannuzzi, arriva ancora però gamba corta, che riesce solo a toccare palla, rimessa laterale a favore Nuicattaro. Quando siamo al 41esimo minuto del primo tempo, conduce sempre 2-0 il Nuicattaro. Amendolagine per Dipinto, lo sacco, Liturri dentro a cercare la Vopa, lo stop non è un granché, ma riesce a riconquistare palla il numero 7, che però poi prova ad andare via in una zona di campo complicata, sbaglia il passaggio Lombardi per Toritto, altra rimessa laterale a favore del Cattaro. Con le mani lo sacco per la Vopa, subisce fallo il numero 7, calcio di punizione a favore del Cattaro. Liturri rischia il numero 11 ma riesce a passare Giannuzzi, intervento duro da parte di Pastore, la palla è buona però per Gadalete che rientra sul destro, la palla al centro libera il Trigiano, poi Giannuzzi calcia la Vopa, la mette in porta, posizione irregolare però per il numero 7 e il calcio di punizione a favore Trigiano.
lungo campo basso, di testa lunga del medico Amendolagine dall'altra parte, dove c'è gamba corta che mette giù e va a servire Lombardi. Toritto stoppa col sinistro, rientra sul destro, buona triangolazione con Lombardi in aria, calcia Lombardi male e allora Terzini riesce a liberare palla che termina in calcio d'angolo. Buon lavoro con Barracano che è andato a servire Lombardi, calciato male però con il sinistro, non nel suo piede. Occhio allo scambio ravvicinato con Lombardi che va al cross sul secondo palo, arriva il capitano che non riesce ad impattare ma riesce a tenere la sfera in campo, va al cross campo basso, esce Anelli e blocca. Amendolagine, Liturri, ancora Amendolagine, corto con del medico che prova a partire, chiude Liturri, rimessa laterale a favore Trigiano, con le mani Rutne. Nuzzo prova a raggiungere il fondo, il numero 7, attento Terzini che tocca ancora in fallo laterale a favore Trigiano, con le mani sempre il numero 2, prova a passare del medico, libera Amendolagine, non in maniera definitiva, poi Giannuzzi, alla meglio Nuzzo, del medico, il cross arretrato con Lombardi che va a calciare ancora una volta male. Due occasioni per il numero 8 del Trigiano, tutte e due le volte imprecisa la conclusione. Tre minuti di recupero segnati dal direttore di gara quando Anelli va al rilancio lungo di testa bene Cicinelli, poi lo sacco deve proteggere su Lombardi che riesce a passare ma commette fallo, tocco con la mano da parte di Nicola Lombardi. Lo sacco, non riesce a servire Liturri, va da Amendolagine. Terzini, Gadaleta con i tempi giusti per Giannuzzi che però non riesce a servire Lombardi, con calma prova a servire Gadaleta, trova però gamba corta Rutne, alla meglio Gadaleta, poi libera Pastore, toccato con la mano Terzini, calcio di punizione battuto subito da gamba corta per Del Medico, deve recuperare Terzini, Del Medico può puntare il capitano del Necatolo, poi altro cross arretrato, libera Amendolagine con Giannuzzi che deve evitare la rimessa, non ci riesce, allora ci sarà rimessa laterale a favore del Trigiano. Del Medico si gira, non riesce a crossare, si allunga troppo palla, rimessa dal fondo a favore del Neucattaro. Lungo Anelli, di testa Rutne, Liturri, forse gamba tesa da parte di Nuzzo, si continua a giocare con Terzini che va da Lombardi, anticipa la parte di Pastore, poi rischia ancora campo basso, questa volta riesce ad andare via, tocca Gadaleta su Rutne, rimessa laterale a favore del Trigiano. Gamba corta, subito di prima intenzione a cercare Barracano, di testa buon lavoro da parte di Amendolagine. Due dei tre minuti di recupero sono andati via.
Luzzo prova a girarsi, riesce a servire il numero 2 Rutlin, il cross ribattuto, Tel Medico, tocca Liturri, poi la Vopa prima di tutti, gran lavoro da parte del numero 7 che non riesce a toccare l'ultima volta, buon intervento da parte di Pastore, poi la verticalizzazione intercettata bene da Dipinto, occhio alla Vopa perché questa volta la palla è buona, è un 3 contro 2, palla per Gadaleta, c'è tutto solo Lombardi, Gadaleta va da lui, Lombardi lo stop, siamo in campo a palla, riesce comunque a superare il portiere. Calcio di rigore, cartellino giallo per Dituri. Proprio sul finire del primo tempo, un'altra grande occasione per allungare. Sulla sfera c'è Liturri. Dai, calcio dopo la vittoria. Liturri contro Dituri. Liturri, noi Cattaro 3, Trigiano 0. Duplice fischio, si va negli spogliatoi, il risultato che vede in vantaggio i padroni di casa, 3-0 al secondo minuto, la rete di Lombardi, poi Gadaleta al 23° minuto e qualche secondo fa calcio di rigore conquistato sempre da Lombardi, trasformato da Liturri. Noi ci fermiamo per qualche minuto poi insieme per il secondo tempo.
Squadre di nuovo in campo per dar vita alla seconda frazione. Si riparte dal 3-0 del primo tempo a favore del Neucatter con le reti di Lombardi, Gadaleta e Liturri. Trigiano che aveva già effettuato un cambio con l'ingresso di Cicinelli. Tra primo e secondo tempo due volti nuovi tra il numero 16 Cherubini e il numero 19 Santoro. A lasciare il campo dovrebbero essere Barracano, il numero 9, e il numero 4 Gamba Corta. Sarà il Trigiano a riprendere il gioco. Partita che inizia in questa seconda frazione. Lancio a destra per Del Medico che però non stoppa. Rimessa laterale a favore Neucattaro. Con le mani Tersini. Libera campo basso. Giannuzzi. Chiude Del Medico, alta rimessa laterale a favore Neucattaro. Con le mani Tersini. Palla che passa in anticipo campo basso, che deve tornare indietro da Dituri. Lancio lungo Lombardi di testa, intercetta Liturri, intervento in scivolata da parte di Pastore, poi Lombardi, lancio teso, esce Anelli che va a bloccare con calma. Tersin per Amendolagine. Lungo a cercare Lombardi che di testa allunga, di fatto però alle spalle non c'è nessuno. E allora Mariani prova a riconquistare palla, buon lavoro di Lombardi per Del Medico. Dentro a cercare Torito, la palla è buona, chiude bene Dipinto. Chiude bene la traiettoria sul taglio di Torito. Lo sacco per Liturri. Mariani prova a girarsi ancora con l'uomo alle spalle, chiude bene Cicinelli, poi Liturri va da Lavopa col mancino, il numero 7 va da Dipinto con calma. Anelli Amendolage per Gadaleta, rischia, alla fine subisce fallo, calcio di punizione. Amendolage per Liturri, intercetta bene il numero 16 Cherubini che poi tiene anche il possesso palla, alla fine però poi la perde. Lombardi di prima, bene per Giannuzzi, dentro a cercare Gadaleta, spazio il numero 10 che entra in area di rigore con l'esterno. Gadaleta cercava il cross che è diventato un tiro, blocca Liturri. Lungo il rilancio di Liturri, Cherubini la mette giù non bene, poi commette fallo Amendolagine su Torito, calcio di punizione. Ma come cazzo si sta
pronto a battere Lombardi. Di testa vera Mendolagine, poi Lombardi prova a tenere il possesso, commette fallo Lombardi sull'altro Lombardi. Allora calcio di punizione ancora a favore Trigiano, sarebbe stata una buona occasione per partire in contropiede. Tanto altra buona chiusura da parte di Mendolagine di testa, poi Nicola Lombardi intercetta Tersini, la palla diventa buona per la Vopa, posizione regolare, palla buona per Michele Lombardi che può andare a calciare, lo fa, conclusione centrale in due tempi, blocca di Turi. Io lungo di Turi, mette giù del medico che poi si accentra, dipinto Giannuzzi, Gadaleta di prima intenzione, intercetta bene il campo basso, poi Mariani nella zona di Pastore che va al lancio lungo, Tersini intercetta Cherubini, palla morbida a cercare del medico, in anticipo Tersini che riconquista palla, Liturri, Gadaleta, poi ancora Liturri, Gadaleta a terra, allora la palla termina in fallo laterale. Pastore, di testa Cherubini allunga, poi ancora Cherubini, intercetta Mariani, a terra Toritto, mette palla fuori Tersini, è stato un contatto tra Mendolagine e Toritto. Contrasto giudicato regolare dal direttore di gara. Restisce palla, mettendo palla in fallo laterale Cherubini. Allora con le mani Tersini, lungo di testa Pastore, Toritto, Giannuzzi del medico, palla che arriva a Rutne che va a servire Nuzzo, Toritto dietro per Lombardi, Amendolagine libera, poi Liturri lascia sfilare, palla per l'altro Lombardi, lascia sfilare anche lui, in anticipo campo basso su Gadaleta, palla per Di Turi che deve controllare, riesce anche a rinviare, poi prima di tutti Nicola Lombardi, Toritto, ancora Lombardi per Santoro, un po' in ombra in questi primi minuti dal suo ingresso in campo. Ancora Toritto, la palla è uscita, ci sarà rimessa dal fondo a favore noi Cattaro. Oh, è il coro! Curva! Curva! Stati relax! Anelli, lungo il suo rinvio, di testa bene campo basso, poi dipinto, Liturri, palla per Giannuzzi imprecisa. Anche impreciso il suggerimento da parte di Rutne, poi Tersini guadagna la rimessa laterale. Amendolagine per dipinto. Lo sacco. Palla per la Vopa. Mariani allunga per Giannuzzi. Di testa Rutne, palla ancora buona per Mariani, che va a servire Gadaleta, adesso un po' di campo il numero 10, può puntare Rustri, ancora Gadaleta, più veloce del numero 2, palla dietro per Giannuzzi che scivola, poi riesce comunque a ritrovare palla, ancora Gadaleta, il cross nella zona di Lavopa che va a calciare, non lo fa bene, poi la palla resta lì, ancora Lavopa, si gira, non riesce ancora ad andare ad impattare in maniera decisa verso la porta, e allora libera campo basso
Lombardi. Palla che passa, Terzini con calma per Gadaleta, di testa la palla per Lombardi, in anticipo Pastore, altro campanile, buon lavoro da parte di Terzini. Gadaleta non stoppa bene, poi Ruth ne deve liberare, lo fa mettendo a sedere Gadaleta, poi lancio profondo a cercare Toritto, Amendolagine va giù, intervento falloso di Toritto. Calcio di punizione affidato allo stesso Amendolagine. Dipinto. Classe 2005. Mariani per Lo Sacco. Palla che passa. Lombardi non la riesce a tenere in campo. Rimessa laterale a favore Trigiano. Toritto di testa, palla per Cherubini, che riesce a servire Santoro in area di rigore. Santoro, il cross, gran lavoro da parte di Terzini, poi tiro debole, nessun problema per Anelli. Dipinto, sguardo avanti, palla per La Vopa. Passaggio impreciso di Dipinto questa volta. Toritto va a calciare, conclusione ribattuta, calcia Cherubini, salva Anelli. E commette fallo Lombardi. Calcio di punizione a favore Trigiano, battuto subito da Campobasso, il cross, Anelli subisce fallo, calcio di punizione a favore del Noicattaro, grande occasione per il Trigiano con Cherubini che a tu per tu con Anelli, ha calciato centrale. Amendolagine per Liturri, ancora Amendolagine, palla per Mariani che allunga, di testa Gadaleta per Lombardi, intervento falloso da parte di Campobasso, calcio di punizione a favore di Noicattaro. Batte Liturri, di testa Pastore, ancora Liturri, Giannuzzi dentro per Lombardi, ha toccato Pastore, prova a ripartire la manovra del Noicattaro con Terzini che chiude bene. Pastore calcia ma scivola, allora Liturri, Lombardi subito per Giannuzzi, si fa vedere La Vopa, Giannuzzi va da lui, la palla è buona, di testa La Vopa per Lombardi, Mariani cercato Gadaleta, chiude bene Campobasso, Lo Sacco riconquista subito palla del Noicattaro, La Vopa, palleggio complicato, alla fine commette anche fallo,
calcio di punizione battuto subito da Trigiano, palla per Toritto, Cherubini, ancora il numero 16, cerca Toritto, lo scarico per Lombardi, Santoro, indietro da Cicinelli che riesce a saltare la Vopa, va al cross di testa a Mendolagine, palla che resta lì, Nuzzo non calcia, poi arriva Giannuzzi, calcia del medico, conclusione insidiosa, Anelli mette in calcio d'angolo. Pronto a battere Nicola Lombardi, palla sul secondo palo di testa Liturri, poi Lombardi allunga per la Vopa, è partito lo sacco, la Vopa va per vie centrali, palla troppo morbida, riconquista bene campo basso, poi la Vopa se la va a riprendere, riparte, buon lavoro, c'è spazio per Gadaleta, la Vopa si mette in proprio, poi riesce a passare, a vincere un rimpallo, alla fine va da Lombardi, posizione regolare, Lombardi, egoista, poi Gadaleta, mette fuori, sciupa così la rete del 4-0 in Cup con Lombardi che si fa ipnotizzare da Dituri, c'era tutto solo Gadaleta. E poi quando è andato a colpire di testa era in posizione irregolare. È come Lautaro. Di fatto ha sprecato una grandissima occasione il Necattaro. Si è segnato. Di testa a Mendolagine. La messa laterale affidata a Rutne. Cherubini protegge bene palla, poi di testa ancora Mendolagine, evita la rimessa Liturri, poi Rutne cerca un cross arretrato, però allora lo sacco di testa Lombardi, Pastore, palla morbida per Cherubini, palleggio di Cherubini, il cross, ancora Mendolagine libera, Rutne, dipinto, poi libera lo sacco, Nuzzo prova ad andare via, recupera Mariani, poi palla per Nicola Lombardi, Rutne, altro sguardo al centro, diventa un tiro cross, poi Persini rinvia, non vede Gadaleta, era tutto solo, non riesce a servire il numero 10 del Necattaro, rimessa laterale a favore Trigiano, Nuzzo batte ancora Rutne, Cherubini va sempre dal numero 2 che raggiunge il fondo, recupera bene Tersini che riesce a guadagnare anche la rimessa laterale, Gadaleta, lo stop non è un granché, palla buona per Cherubini che prova a sfondare, Liturri, rimpallo che favorisce ancora il numero 16 del Trigiano, palla dentro per Del Medico, il tiro cross chiude bene dipinto, calcio d'angolo a favore del Trigiano, di testa Giannuzzi, Gadaleta prova ad andare via, chiude Del Medico, rimessa laterale a favore noi Cattaro, Tersini per Amendolagine, campo basso per Lombardi, cerca la conclusione dalla distanza, Anelli deve mettere in calcio d'angolo, conclusione diretta
sotto la traversa, deve allungare Anelli. Scatola ancora pronto. Batte Toritto. Palla sempre sul secondo palo, di testa, tutto solo, impatta. Campobasso che trova la rete dell'1-3. Ventesimo minuto di questo secondo tempo, accorcia il Trigiano con il capitano Campobasso, può impattare di testa molto bene, tutto solo di fatto, nessuna marcatura per lui. Recupera palla a Mendolagine. Lo sacco. Trovato Lombardi. Nuzzo, ancora lo scambio con Lombardi. Cerca un'altra conclusione, questa volta debole. Nessun problema per Anelli. Amendolagine. Anelli, ancora per Amendolagine, anticipo di Rutne su Gadaleta, ancora Amendolagine, Giannuzzi, protegge palla, alla fine la perde, poi Cherubini, palla dentro, a cercare la conclusione da parte di Santoro, chiede un timido calcio di rigore il Trigiano per un tocco di mani di Losacco. Si continua a giocare con il Neucattolo che prova a guadagnare metri, intervento falloso sulla Vopa, calcio di punizione a favore Neucattolo. Arriva il primo cambio anche per i padroni di casa. Fuori la Vopa, dentro Fraschini. Batte Dipinto. Palla che passa. Ancora buon lavoro da parte di Campobasso. Cicinelli, Lombardi, perde palla, la recupera Mariani. Lombardi, lo scarico per Gadaleta. Dall'altra parte, cercato Fraschini, trovato Rutne. Palla che diventa buona ancora per Lombardi. Di Turi con i piedi, si salva. Poi Campobasso, lungo, di testa Amendolagine. Mariani, Liturri, palla per Giannuzzi. Dentro, la palla buona ancora per Lombardi che non riesce a calciare. Blocca Di Turi che adesso va ancora al rinvio lungo nella zona dove c'è Di Turi. Mariano allunga. Campobasso, un buon lavoro su Lombardi. Poi Pastore, anticipo di Tersini. Ancora Pastore di testa. Nuzzo, mette giù. Cicinelli con l'esterno per Cherubini, protegge ancora bene palla il numero 16, poi si intestardisce, non riesce a servire in qualche modo Toritto. Ancora un altro Veronica da parte di Toritto. Nuzzo prova ad andare via, ancora buon lavoro da parte del numero 7, palla dentro, cercare del medico.
libera di Pinto, rimessa laterale a favore del Trigiano. Il secondo cambio per il Neucattaro, fuori Mariani, dentro Mongelli. Cherubini si gira, poi il cross con l'esterno, Liturri libera solo per un attimo, Pastore la rimette dentro di testa allo sacco, palla per Gadalità, sbaglia lo stop e allora Lombardi riconquista palla, palla dentro a cercare del medico, gran anticipo da parte di Terzini, poi Giannuzzi per Fraschini, protegge palla il numero 20, poi cercato Lombardi, trovato campo basso, palla profonda per Santoro, posizione irregolare da parte del numero 19 e calcio di punizione a favore del Cattaro. Lombardi di testa a Terzini, Pastore ancora dentro per il numero 16 Cherubini, poi Liturri per Gadaleta, occhio alla ripartenza del Neucattaro, chiude bene Pastore, poi intervento da parte di Dipinto. Dipinto che adesso è passato a fare il centrocampista, Mongelli ha preso il suo posto. Cambio! Cambio! Tanto fuori Gadaleta, il suo posto Magistro. Calcio di punizione affidato a campo basso. Palla che resta lì del medico, lo scarico per Cherubini che va a calciare, conclusione debole che termina sul fondo. Totto sul cronometro in questa seconda frazione, conduce il Neucattaro 3 reti a 1, secondo tempo accorciato la rete di campo basso. Fraschini vento a cercare Lombardi, intervento ancora di campo basso, rimessa laterale a favore Neucattaro. Lombardi, lungo, Mongelli, mette giù, palla per lo sacco, Magistro prova ad andare via, recupera palla Cicinelli, Nicola Lombardi, anticipo di lo sacco, poi ancora Cicinelli, di testa dipinto, lo sacco, prova ad andare via, brutto intervento da parte di Cicinelli. Sarà solo calcio di punizione a favore del Neucattaro. Oh,
batte Mongelli in testa Pastore, calcia Lombardi, palla che termina di poco fuori, grande conclusione con Pastore che è andato a colpire di testa, alle spalle non c'era nessuno, poteva lasciarla sfilare, ma di fatto ha servito Lombardi che ha calciato di prima intenzione. Altro cambio per il Neucattaro, fuori Giannuzzi, al suo posto il numero 14 De Florio. Magistro per Lombardi, ancora Magistro, Pastore non riesce ad evitare la rimessa laterale, libera Rutte, Terzini di testa Amendolagine, poi Terzini deve mettere palla fuori. Che restituisce palla al Neucattaro con le mani De Florio. Intanto rientra in campo Amendolagine. De Florio serve di fatto Lombardo. Cherubini riesce a servire del medico che prova a girarsi, riesce ad andare anche al cross, alla fine Magistro libera palla per Cherubini che stoppa di fatto con la mano. Calcio di punizione a favore nel Cattaro. Amendolagine nella zona di Fraschini. Di testa meglio Rutne, Lombardi. Intervento di Liturri, Terzini, ancora per Fraschini, sale Magistro. Vicino Lombardi, Fraschini prova ad andare via a mezza due, riesce a sfondare Fraschini, riesce anche a calciare, conclusione debole. Lo Sacco. Campo basso, subisce fallo. Calcio di punizione a favore Trigiano, quando siamo al 33esimo minuto del secondo tempo. Magistro finisce con la parte di Pastore, Cherubini non stoppa, poi Amendolagine subito da Magistro che si disinteressa del pallone perché è in fuorigioco. Allora Cicinelli di testa di Turri, palla per Lombardi, doveva servire Dipinto, subisce fallo Dipinto, calcio di punizione a favore del Neucattaro.
Magistro, scivola, perde palla, la recupera Ciccinelli per Santoro. Mongelli, senza pensarci due volte, mette in fallo laterale. Lancio per Cherubini, nessun problema per Anelli, che recupera palla e va a bloccare. Via lungo di Anelli, nella zona di Fraschini. Terzino mantiene palla. Suggerimento con i tempi giusti per Magistro, il cross, Lombardi riceve, calcia e trova la rete del 4-1. Doppietta personale alla prima con la maglia del Noicattaro per Michele Lombardi. Domani De Florio, amendolagine per Mongelli. Dei turni, cambio gioco a cercare Fraschini. Rutne per Pastore, con calma adesso il Reggiano. Dal Medico, palla per Toritto, raddoppio di Terzini, alla fine Toritto riesce a far passare palla, poi Amendolagine, Lombardi, buon lavoro da parte di Pastore, Lo Sacco, recupera palla del Trigiano, palla per Pastore, non riesce ad andare al cross il difensore centrale del Trigiano. Rimessa dal fondo a favore del Noicattaro. Viene saltata da favore Trigiano, cambio con l'ingresso da parte di La Sala, che prende il posto di Pastore. Terzin per Liturri, palla per Dipinto, che lascia sfilare dove c'è il Magistro, sovrapposizione di Dipinto, la palla è per lui, può andare al cross Dipinto, palla che arriva a Fraschini che non riesce però a stoppare, poi il Magistro ancora per Liturri, intervento falloso del neo entrato La Sala su Liturri, calcio di punizione a favore del Cattaro. Altro cambio anche per il Noicattaro.
Fuori Lombardi, autore di due reti alla prima in stagione con la maglia del Noicattaro, primo e quarto gol per lui, entra il numero 18 De Chirico. Fateli turi, palla per Fraschini che va a calciare! Pokerissimo del Noicattaro, 5-1, c'è gloria anche per Matteo Fraschini. Tutto solo Fraschini. Impatta con il destro, diagonale, nulla da fare per Di Turi, parziale che diventa pesante adesso per il Trigiano quando mancano poco più di 4 minuti di eventuale recupero. Lombardi. Cicinelli, palla che filtra, Mongelli in anticipo sulla Sala, palla che non esce, allora Mongelli deve recuperare, poi va a servire Magistro che va giù, calcio di punizione a favore del Cattaro. De Florio, palla per Fraschini, cercato subito De Chirico, passaggio impreciso però, De Florio di testa, Liturri, Terzini, dipinto, ancora Fraschini, ancora per Terzini, va a calciare dalla distanza, alta. Colpito con il braccio De Chirico, calcio di punizione a favore Trigiano. Mongelli, Terzini, palla per dipinto, Magistro, Fraschini, dentro ancora per Magistro, gran palla, arriva il 6-1 di Terzini, azione magistrale del Noicattaro. Arriva il gol anche del capitano. Ma non te lo ricordo!
Fraschini, palla profonda per Magistro, in anticipo campo basso. Dipinto, palla per Fraschini, Magistro, lo sacco, ora lavoro da parte di Losacco che poi va al cross, ribattuto, calcio d'angolo, 30 secondi al termine del match, attendiamo l'indicazione del recupero. Due minuti di recupero, batte Fraschini a giro di Turi, anticipa Mongelli, palla che arriva ancora nella zona del numero 20 che va via con un doppio passo, altra deviazione, altro calcio d'angolo a favore noi Cattaro. Lo sacco, Terzini, altra conclusione a giro, palla che termina di poco fuori. Campo basso, Lombardi, Rutne, recupera Liturri, poi Magistro, ancora Rutne per Santoro, recupera Mongelli, palla dentro per Dipinto, posizione irregolare. Calcio di punizione. Un minuto, però è vero che manco un minuto. Porta noia! Dai ragazzi, per la vittoria! Santoro sul fondo, prova ad andare via, non c'è più tempo, arriva il triplice fisco del direttore di gara, arriva anche la prima vittoria in campionato, tre punti importantissimi che permettono al noi Cattolo di sorpassare in classifica proprio il Trigiano, che di punti ne aveva 5 in classifica, doveva essere la prima vittoria, è stata una vittoria super convincente quella che ha permesso al noi Cattaro di guadagnare questi primi tre punti con le reti di Lombardi, Gadaleta e Liturri, l'1-3 di Campobasso, poi ancora Lombardi, Fraschini e Terzini, questi i sei marcatori del noi Cattaro che possono far festa. Può far festa anche Michele Lombardi che alla prima con la maglia del noi Cattaro trova due gol, doppietta. Una grande vittoria quella del noi Cattaro che dovrà recuperare anche una partita, i nuovi minuti finali di una partita che vedeva in vantaggio proprio la squadra di mister Biancofiore per una rete a zero per la rete di Mariani e che quindi virtualmente potrebbe portare altri tre punti al noi Cattaro. Noi vi ringraziamo per averci seguito dal Mario Rizzo, è davvero tutto, ricordiamo il risultato finale, noi Cattaro batte Trigiano 6-1, vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata.